Ciao a tutti, oggi ho deciso di realizzare un bellissimo scrub per il corpo al cocco e cioccolato. È una ricetta semplicissima con tutti gli ingredienti casalinghi. Ovviamente io vi dirò anche delle sostituzioni per renderlo ancora più semplice, però vi assicuro che in 5 minuti avrete una ricetta bellissima, facilissima e con un profumo sensazionale. Come potete vedere, gli ingredienti sono semplicissimi e a portata di tutti. Il cacao in polvere va bene sia quello amaro e sia quello dolce. Lo zucchero di canna che potete tranquillamente sostituire con il sale da cucina, però se minimamente vi piace fare queste ricette vi consiglio assolutamente di comprarlo perché comunque lo utilizzerete tantissimo. Il burro cacao, che se non avete potete sostituire anche con tutta la quantità di olio, il burro di karité, anche questo potete, se non ce l'avete, sostituirlo con l'olio e ovviamente anche l'olio di cocco che potete sostituire con l'olio. Allora, l'olio che ho scelto ovviamente è l'olio di mandorle, ma chiaramente potete sostituirlo anche con l'olio di riso o con l'olio di oliva. Io voglio fare comunque una ricetta elasticizzante e quindi non potevo non farmi mancare l'olio di mandorle. L'olio di cocco che io ho scelto è un olio che io ho acquistato su internet, si chiama Seven Hills e vi dico che è fantastico. Ha un profumo di proprio quei classici cioccolatini che noi conosciamo al cocco. Allora, iniziamo subito, utilizziamo una ciotola che potrà andare a bagnomaria. Allora, iniziamo con il burro di karité. In questa ricetta io ho realizzato una leggera cascata di olio burro, perché ho voluto veramente, ho fatto tantissime prove per realizzare una consistenza, che possa essere adatta alla doccia. Se c'è una cosa che io odio sono i prodotti troppo liquidi all'interno della doccia, che io non riesco a mantenerli nella mano e puntualmente ne butto la metà. Siccome noi non vogliamo sprechi, allora ho cercato di realizzare questa ricetta con questa consistenza un po' più rappresa, un po' più solida. Ovviamente se comincerete ad omettere alcuni di questi burri, soprattutto il burro di cacao, il burro di karité, che sono quelli un po' più solidi in questo periodo, la ricetta vi verrà un po' più liquida. Questo non significa che la ricetta non sarà buona, però avrà una consistenza diversa da quella che vi sto proponendo io. Iniziamo quindi appunto con il burro di karité che ha delle proprietà emollienti. Aggiungo il burro di cacao, darà anche consistenza alla mia ricetta. Ora vado ad aggiungere l'olio di cocco. Come potete vedere, in questo periodo l'olio di cocco è diventato già liquido, non è più solido, meglio perché così lo potremmo dosare meglio. Quest'olio, oltre ad avere delle proprietà nutritive, quindi per la pelle, ha anche un profumo straordinario ed è per questo che l'ho scelto. Poi ci mettiamo l'olio di mandorle che è molto elasticizzante, questo fa bene anche per le smagliature e per la pelle comunque in generale che ha perso tono. Ok, a questo punto vado a scaldare a bagnomaria, il composto deve diventare completamente liquido e poi ritorno. Io ho sciolto tutto a bagnomaria, adesso aspetto un paio di minuti che si raffreddi un pochino. E dopodiché vado ad aggiungere lo zucchero di canna e il cacao. Allora, in questo momento si sente un profumo ottimo, è dir poco. Io però la vado a potenziare con una fragranza, ma già così va benissimo, va più che bene. Allora, la fragranza è di Aromazone ed è Coco San. Ce ne metto proprio 2-3 gocce perché va proprio giusto a potenziare, non è essenziale, è una chicca che voglio mettere io. Poi il bello di queste ricette è che comunque possiamo sbizzarrirci con quello che abbiamo, insomma. Andiamo a invasettare.
decise perché se no macchiamo tutto. Recuperiamo tutto quanto lo zucchero, perché quello rimane giù. Allora, adesso che succede? Io faccio in modo che tutto lo zucchero di canna scompaia, vada a finire sul fondo e mi rimanga sopra la parte del cacao e degli oli. Questa è una cosa che voglio fare io perché mi dà un effetto un po' più elegante quando presento il cosmetico. Non mi piace vederlo tutto un po' grezzo, un po' mescolato. Mi piace che abbia un aspetto pulito. Eccolo qui, vedete? È tutto uniforme, non ci sono dei granelli, sono andati a finire tutti sotto. Adesso, così com'è, lo vado a mettere un quarto d'ora nel frigorifero. Lo scrub è finito, come vi avevo detto, è stato semplicissimo realizzarlo e come potete vedere lo scrub è fermo, vedete, è pulito. Vi faccio vedere, allora io ne prendo una piccola quantità e lo vado a spalmare, vedete? Il massaggio che consiglio io è un massaggio lento perché lo zucchero di canna è molto più duro rispetto agli altri scrub. Quindi, come vedete, lascia la pelle comunque morbida, non si vede già più il marrone del cacao, quindi state tranquilli che non vi sporcherete. E, la pelle rimarrà morbida e profumata per moltissimo tempo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi piace, se la fate, fatemi sapere se vi è piaciuta, se vi è venuta e se volete qualche consiglio. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale. Vi mando un bacio e ci vediamo presto.